Salve ragazzi e benvenuti a questa bellissima gara, in questo bellissimo posto, in questo bellissimo cappello che voi non potete avere, ma io ho un bellissimo cappello. E siamo, ragazzi, Valencia, ultima gara della Moto2, il mio regno, cioè quello che una volta era il mio regno. Ah, il tuo regno. Cosa dire, ragazzi, è l'ultima gara. Mi sono sgarato una gamba. Giusto che sia così. È l'ultima gara e sono un po' emozionato. Io sono già confermato campione del mondo. Io non... si è levato l'audio. Ora ripartirà. Ma il sound è carino. Peccato che c'è l'ultima gara. Già. Mi mancherà la Moto2. Sì. Ragazzi, allora, per la MotoGP non diremo quale moto avremo scelto, che in realtà ancora non abbiamo visto. Sì, esatto, quindi facciamo, faremo, ammazza che lo metto a domani. Io. Quindi vabbè, faremo un video. Chi ben inizia si dice. Praticamente faremo un video come abbiamo fatto con l'inizio della Moto 2, dove presenteremo oh! la moto e allora sì tu. No, ma è impossibile. Cioè, no, vabbè. Siamo per. Io automaticamente ho perso proprio, non li pio più. Io so, mi sa che hai perso proprio il secondo posto. Te dico di sì. Meno che Elias non fa la caponata peggio di me. Cioè, nel giro della curva gli ho dato un secondo. Vabbè, ma tu qua ci stai. Qua ci stai andando. Non sappiamo ancora che moto prendiamo, però mi sa che più penso verso una Suzuki. Se c'è. Che la Yamaha non credo, insomma, anche perché è presto. Ce la diamo un capo a Yamaha appena andiamo là. Ma anche per abituarci un attimo che. Ragazzi, sembra una stronzata, ma non è così facile abituarsi a. Ah, comunque alle moto. Oh cazzo, un po'. No, la difficoltà, perché alla fine aumenta solo velocità e difficoltà degli altri giocatori. Cazzo. È già così a volte. No, dai. Dai, andiamo a moto. No, moto GP, sta moda alta. Ah, non mi ha frenato. La vado a buttare. Tosto di me non mi frena. La vado a buttare dentro alla scarica e gli do fuoco, guarda. Peccato. La mia disfatta. Questo è il video della mia disfatta. Che poi iniziava tanto bene sta carriera, sta moto 2, tranquillo proprio. Infatti sì, avevi pure vinto la prima. Alla grande proprio. La metà piano piano per i picchi. Spera. Qui pure vado molto veloce. Però dai, sta moto 2 non è stata malaccia, è molto divertita. No, per niente proprio, l'ho vinta tutte. È stata simpatica. Vabbè, non tutta la prima, ma. Vabbè, a parte la prima, ma l'ho vinta tutte. Dai che mo che andiamo in modo GP le risate. Quello è sicuro. Soprattutto alla prima gara. Mamma mia. La prima non ci capiremo un cazzo. Ma sì, botti che faremo. Ma ti abbiamo sì sponsor dei tuoi qualifiche, che forse è meglio.
Ah, proprio così sfiduciato. Vabbè, no, ci ho avuto brutte esperienze l'ultima volta che abbiamo fatto. Ah, vabbè. Siamo stati da Moto 2 a 100 alla Moto GP. Beh sì, che all'inizio le moto non essendo. Non era Moto 2. No, Moto GP, caso tu. Che le moto praticamente non erano acchittate, quindi era praticamente come se accendessi un propulsore a quella moto. Ci si è impennata alla partenza. Porca troia. È stato bellissimo. Io ero a fronte al ruoto, penso posso pure rallentare un po'. Dici di no? Io lo dico, ho fatto il ruoto. Io direi di no. Gli ho dato 11 secondi. Cioè, più che vado un po' più tranquillo. Ma fanno vuoi? Dici di no? Lei che inizia l'ultimo giro. Meno male. No, MotoGP, vedo l'ora. Mi sto iniziando adesso l'ultimo giro. Sì? Sì. Sono grazie. Sono 10 secondi dal dodicesimo. Che coglioni. C'è la moto della strada? No. Diciamo così. Ragazzi, in quest'ultima gara non ci stanno tante parole da dire perché. Vabbè, ma cioè, già ormai i giochi sono chiusi. Io ormai è proprio chiusa la situazione. No? Sì, ha proprio rinunciato, ha buttato la seconda. Vabbè, ma se cosa subito all'inizio. Due stupidaggini ho fatto. No? Vabbè. Non regge. Mangia trippa per gatti. Va. Quindi dai. Vogliamo ricordare i bei momenti della Moto 2. Tu quando mi lanci vedo nella mia telecamera quello che viene che vola. Bellissima. Veramente quella è una delle cose più belle che abbiamo mai visto. Sì, a parte la decapitazione che ti sei. La decapitazione all'ultima gara è stata qualcosa di. Boh, non so, se sarei dire trash. Molto figa, molto corporale, intima la cosa. E a pensare che è stato visto da miliardi di persone. Ho fatto un piccolo burnout, l'hai visto? Sì. Me lo posso permettere, nemmeno si vedono quelli. Mamma mia, ragazzi! Che bestia! Vincitore. Benvenuti nel regno di Joker. Valencia. Potrebbe diventare una slogan. Me lo rivendo alla TV. Benvenuto in zona Xander, capito? Esatto. Guardatelo, fai il giro d'onore, anche le tribune sono rotte a cazzo, c'è chi sta troppo forte, andiamo se vengate.
Quanto cazzo mi mancherà sta moto. Ci ha dato belle sensazioni, tanto fammi vedere che sono arrivato tipo quarto. No, terzo dai. Però è bella. Mi mancherà, sì, è stata una bella moto. Però le ultime gare è una cosa incredibile, almeno per parte mia non si poteva. Le deiare. Ti ho fatto un culo. È brutto. Purtroppo terzo. È arrivato terzo, ragazzi. Il campione uscente della 125 arriva terzo quest'anno. Allora ragazzi, cos'altro dire? Io non c'ho. È troppo forte. È troppo forte. Allora, io penso che è stata una bella. Un bel campionato è stato questo della Moto2, non c'è stato mai. Sì, dai, a parte la prima, poi l'ho vinta tutte, quindi io mi sono divertito. Io pure, dai. A me è piaciuto parecchio, cioè mi sono incazzato poco. È stata meno combattuta secondo me, nel senso che. Boh, Moto2 cioè, 410 punti, raga. Manco Dio. Porca troia. E allora cosa vogliamo fare? Cioè, potrebbe arrivare a 415. Cosa vogliamo fare? Io? Niente, andiamo avanti. Andiamo avanti, ragazzi. Togliamo questo schifo di replay. Togliamo lo schifo di replay. E adesso andiamo a vedere la premiazione del sì, nostro gioco. Questa. La premiazione. I titoli di coda? Sì, ti dovrebbero dare il premio se non sbaglio. Ed eccolo qua ragazzi, il campione della Moto2 è tutto per voi. Cioè per i femminucci più che altro. Sì, acclamatemi. Sono qui, mi aspetta le mie box. Mi pare giusto. Ah ragazzi, il campione della Moto2 è Joker, io direi di fare un bel applauso. Grazie, grazie. È stata una bella gara, è stata un bel mondiale. Adesso quest'anno vedremo in modo GP come andrà. Eh già. Faremo vedremo, insomma, bella lista delle moto che ci abbiamo e niente. Nel prossimo video noi faremo vedere la scelta della moto che abbiamo fatto e il colore che diamo alla moto, naturalmente, come abbiamo fatto nel video precedente. E spero ragazzi che vi piaccia la nostra idea, la nostra. Oh, livello 30. Che culo. Spero che vi piacerà la nostra scelta, perché comunque sarà. Non vogliamo partire con una moto abbastanza forte, anche perché sì, vorremmo farci qualche anno. Decidato. Non vorremmo partire subito con una Yamaha anche perché comunque vorremmo farci un paio d'anni. Ma è bloccata poi. Sì, mi pare che sblocchi. Quando abbiamo guadagnato? Poco. Vabbè, adesso hanno più 51. A testa non è male. Ok ragazzi, io direi che dai Bad Boys è tutto. Un salutone grande da Joker. E da Azra. Bravo, vedi che stai attento, quello che ti dicevi Joker. Esatto. E ci vediamo alla prossima ragazzi e di nuovo tanti complimenti Joker per la tua vittoria. Grazie. E ci becchiamo alla prossima ragazzi con il video di presentazione della moto per la MotoGP. Bella.